Ben ritrovati amici di TG Architettura. In apertura anche oggi parliamo di attualità. Il governo ha infatti deciso di sospendere il pagamento della rata del 16 giugno dell'IMU sulla prima casa. Ma il decreto legge che definisce le modalità tecniche dello stop al pagamento sarà approvato nei prossimi giorni. Il governo ha assicurato che i comuni non si troveranno in deficit di cassa. Gli enti locali potranno infatti usufruire di anticipazioni della tesoreria per le esigenze di liquidità. E veniamo ora al tema concorsi. L'Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia ed European Italia, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e l'Ordine degli Architetti della provincia di Roma, bandiscono il concorso internazionale di architettura per l'archeologia Designing Villa Adriana, nel quadro dell'undicesima edizione del Piranesi Prix de Rome 2013. Gli interventi previsti sono di nuova costruzione, restauro archeologico, musealizzazione e sistemazione interna ed esterna dei monumenti oggetto della consultazione concorsuale. Al progetto vincitore sarà assegnato il Piranesi Prix de Rome, European Italia, e un rimborso spese di 5.000 euro. E torniamo ancora a parlare di attualità. Sono circa 1.500 le domande di anticipazione di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti, dopo lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione a favore di professionisti e imprese, stabilito con il decreto legge 35 del 2013. Per soddisfarle sarebbero necessarie risorse pari a 6 miliardi di euro, ma al momento si tratta di un importo che prevede un totale di 4 miliardi, 2 per il 2013 e 2 per il 2014. A causa dell'insufficienza delle somme stanziate, fa sapere Cassa Depositi e Prestiti, si procederà ad un riparto delle somme richieste. E ora parliamo invece di un evento. Fino al prossimo ottobre il Maxi ospita la retrospettiva dedicata a uno tra i maggiori maestri italiani della fotografia, Luigi Ghirri. Una rassegna di oltre 300 scatti che ricostruisce il percorso di ricerca, nonché la personalità complessa dell'autore. La mostra, intitolata Luigi Ghirri, Pensare per immagini, nasce da un progetto a cura di Francesca Fabiani, Laura Gasparini, Giuliano Sergio, organizzata grazie al sodalizio tra il Maxi e il Comune di Reggio Emilia, città di origine del maestro Ghirri.